Bentornati. Come va? Buona domenica a tutti, anche a quelle tre ragazze che frequentano il canale. Come primo consiglio ti dico: indossa le cuffie perché senti meglio. E poi come secondo consiglio ti dico di andare a seguire immediatamente il profilo di Instagram di GTA Motori. Perché? Perché è lì che vendono questa macchina che io ho provato, questa signora di ben 50 anni. Non la volevo guidare per via della spalla. Avevo provato il giorno prima del test drive lo sterzo ed è durissimo, quindi mi sono detto con la spalla così sarà dura. Beh, alla fine mi sono intestardito e l'ho fatto il test. E vuoi sapere cosa è successo? Che sono stato premiato perché riuscire ad innamorarsi di una cinquantenne è davvero una rarità. Una macchina assurda. C'è un test drive integrale che devi guardare dall'inizio alla fine e poi strada facendo nel video ne parlo un po', vi dico cosa penso. La comprerei? L'avrei comprata ieri se avessi avuto i soldi. Buona visione. Feeling ragazzi, bel feeling con lei. Macchina sincera, molto facile da guidare, bilanciata benissimo, riesco a buttarla dentro le curve con tanta fiducia, anche se è la prima volta che la guido. La risposta è sempre molto equilibrata, lo sterzo è ottimo. I pedali non mi piacciono molto, quando tiri una staccata forte e affondi il pedale del freno, quello dell'acceleratore rimane molto alto e non riesco a fare il punto attacco. Mentre il cambio invece è una cannonata, classico cambio old school, con innesti belli secchi, è molto preciso tra l'altro. La cosa che mi ha colpito di più però è la percorrenza curva. La fiducia che dà anche ad alta velocità è da macchina moderna, mi dà sicurezza, è molto, molto stabile, pochissimo rollio, quasi zero. A volte mi spaventano più le auto moderne ad alte velocità. Ottimo l'assetto, galleggia bene, c'è un'ottima tenuta di strada e devo dire che assorbe anche molto bene le asperità, le buche che abbiamo qui in centro Italia, che sono tremende. La seduta di guida è pressoché perfetta, mi sembra comodissima, meglio di tante auto moderne. E poi c'è una cosa, ragazzi, che mi fa impazzire, è l'odore che c'è all'interno dell'abitacolo, ti fa fare proprio un salto nel passato.
mi posso proprio divertire con questo. Sì. Vedi, questa mattina io non volevo uscire di casa. Non ho chiuso occhio. E avevo paura di guidare questa macchina qui perché lo sterzo è duro, durissimo, è una macchina maschissima. Però mi sono detto, certe occasioni ti capitano una volta nella vita e nonostante io mi sia rotto la spalla 3 settimane fa e dovrei essere a casa fermo sul divano col tutore, ho deciso di fare questo sforzo. In effetti non è stata una buona idea perché ora mi brucia davvero tanto, sto una merda, però dentro esplodo di gioia. È inutile nasconderlo, ragazzi. Sei un tutt'uno qua dentro, sei un tutt'uno con la macchina, con lo sterzo, con il cambio, con i pedali. Forse quello dell'acceleratore rimane un po' alto quando stacchi forte e vai a fine corsa col pedale del freno, quindi punta d'acqua rimane molto difficile, cioè in realtà vai a vuoto, ma chi cazzo se ne frega. Io non l'ho mai guidata, ma oggi ho provato un po' all'ebbrezza di buttare dentro alle curve una macchina degli anni 60-70 ed è stata un'emozione stupenda. Stupenda perché è diversa. Mi sono sentito per un attimo facente parte di una gara in salita, come se fossi in un rally. Rally, forse ho esagerato un po'. In ogni caso, chi se ne frega della spalla, è stata una gran bella emozione che dovevo cogliere. Non oso immaginare una di queste preparate come si deve per gareggiare con roll bar, con un assetto magari un po' più rigido, perché devo dire che questa è molto morbida. Assorbe benissimo le buche, le asperità della strada. E c'è una cosa poi che mi fa impazzire di questa macchina qua, dietro la mia schiena, che ti lascia l'odore di benzina addosso. Poche lo fanno. Sono un inguaribile romanticone, ragazzi, e viva le classiche. Viva le Young Timer. Voi sapete che per me dai primi anni 80 fino al 2000 ci sono delle macchine che non si battono. Ma con il canale, avendo l'opportunità di portare ogni tanto delle classicone tipo questa, sto scoprendo di avere un grande amore anche per le vecchiette. Se ti è piaciuto il video, amico mio, supportami, mettimi un bel like, lasciami un commento, voglio sapere che ne pensi, l'hai mai guidata un'auto del genere? Quali sono le tue Young Timer preferite? Quali sono le tue classiche preferite? E fammelo sapere qui sotto nei commenti, sarò lieto di leggerli e risponderti. E poi regalami una bella iscrizione se sei nuovo in questo canale. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!